Da emergenza sanitaria a catastrofe economica, per l'economia e le imprese il bilancio del primo anno di pandemia è un bollettino di guerra. Dal primo lockdown alla seconda ondata, 12 mesi di convivenza forzata con il virus sono costati all'Italia una riduzione di 183 miliardi di euro del PIL e di 137 miliardi per i consumi, di cui 36 da addebitare all'assenza di turisti. Abbastanza da riportare la spesa ai livelli del 1997, un passo indietro di 24 anni. Una catastrofe che ha già licenziato 262.000 lavoratori autonomi e che non è ancora terminata. Se non arriveranno sostegni adeguati, nel 2021 rischiano di cessare l'attività 450.000 imprese per una perdita di circa 2 milioni di posti di lavoro. È quanto emerge dal dossier Le imprese nella pandemia, marzo 2020-marzo 2021, predisposto da Confesercenti per fare il punto sull'impatto della crisi generata dalla pandemia sul sistema economico ad un anno di distanza dal primo lockdown. Nel terzo trimestre del 2020, nell'Unione Europea, 14,3 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni lavoravano nel settore sanitario. Si tratta di medici, infermieri, ostetriche e i loro collaboratori, operatori sanitari in genere. Nello stesso periodo, il 78% degli operatori sanitari era di sesso femminile, con un picco di oltre il 90% in Estonia e Lettonia. Per le donne dell'Unione Europea le occupazioni sanitarie rappresentano il 12% della loro occupazione totale. I dati sono stati resi noti da Eurostat. 232 milioni di presenze in meno nel 2020 è quanto emerge da una stima dell'Istituto Demoscopica sulla contrazione dei flussi turistici causati dalla pandemia. Impicchiata anche la spesa con una flessione di 20 miliardi. Il mese di gennaio 2021 registra una battuta d'arresto allarmante, meno 14,4 milioni di pernottamenti e meno 4,8 milioni di turisti, con una variazione negativa dell'80% rispetto a 12 mesi prima. Se si analizza il quadro a livello regionale, i più penalizzati sono stati Veneto, Lombardia e Toscana. L'aumento dei contagi e la variante inglese hanno fatto tornare molte delle nostre regioni in rosso ed altre dal giallo all'arancione o addirittura all'arancione scuro. Ovviamente a soffrirne maggiormente le conseguenze sono le piccole e medie imprese, che sono l'ossatura portante della nostra economia, per non parlare poi della sofferenza ancora maggiore delle imprese del meridione. Ebbene, il primo decreto sostegno del governo Draghi si dovrà proprio occupare di tutto questo affinché il PIL non continui a crollare, la disoccupazione non vada fuori controllo, visto che poi dal 1° luglio le imprese potranno tornare a licenziare.